Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla seconda puntata di stagione di Sport Up. Si è giocata la seconda giornata del campionato di Serie D, girone D, che ha visto all'attivo ben 24 gol. Il più importante ovviamente è arrivato dal campo del Tuttocoio, dove il Rimini si è imposto per una rete a zero grazie a un delizioso pallonetto siglato al 78esimo della ripresa da Cicarevic. Tre punti fondamentali, si ritornerà in campo, lo ricordiamo, mercoledì contro l'avversario di turno, il Castelvetro, che ieri è uscito sconfitto in esterna per due reti a zero, anzi a domicilio, scusate, per due reti a zero contro il Montevarchi. Stasera puntata divisa, come lunedì scorso, in due parti. Nella prima cercheremo di affrontare appunto la parte tecnica con relativa partita e interviste del dopogara, poi uno speciale ringraziamento per gli abbonati, per coloro che hanno sostenuto i colori del Rimini anche in questa stagione. Seconda parte, diciamo così, più riflessiva, con i temi caldi della settimana, ovvero i Rimini femminili, i 50.000 euro messi a disposizione anche per i sanitari che poi verranno montati all'interno dello stadio Romeo Neri, e poi andremo a scoprire l'avversario di mercoledì, il Castelvetro. E una piccola, nasce questa sera, rubrica curata dal nostro Cristiano Cervara, dal titolo Mi ritorni in mente. L'ospite di questa sera sarà Claudio Clementi, indimenticato bomber del Rimini, soprattutto all'inizio degli anni 2000. Ebbene, prima di iniziare vi ricordo il numero per interagire con noi, 333 60 94 299, numero valido sia per quanto riguarda la messaggistica normale, ma anche per WhatsApp. E ovviamente un saluto a Matteo Zampini, che cura la nostra pagina di Facebook, e se volete porre delle domande potete farlo anche a lui direttamente attraverso internet. Andiamo a presentare gli ospiti di questa serata. Saluto, lo ritroviamo sempre con piacere, l'opinionista Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. Lo ritroviamo anche lui, sempre con piacere. Ieri era tutto cuoio, si è preso una forte pioggia, però era lì a sostenere i colori biancorossi, l'opinionista Emanuele Pironi. Salve, buonasera a tutti. E infine salutiamo il giornalista, lo ritroviamo a distanza di qualche mese, Cristiano Cervara. Buonasera a tutti, da campione d'Italia manca lo scudetto qui, però dai, forza Pirati. Ebbene, ebbene, 13° scudetto, lo ricordiamo, esatto. Tu ancora stai festeggiando. Sì, l'inverno è lungo, c'è tanto da festeggiare. Ebbene, allora, andiamo a vedere nel dettaglio quello che vi ho detto poc'anzi, quello che è successo nella seconda giornata di campionato Serie D, girone D, con l'ausilio del nostro Stefano Papini. Questi risultati: Castelvetro-Montevarchi 0-2, si è giocata a porte chiuse per ancora l'indisponibilità del campo del Castelvetro, non idoneo appunto a giocare la Serie D. Fiorenzuola-Correggese 1-1, Forlì-Romagna-Centro 0-3, questo è un risultato sorprendente. Pianese-Sansepolcro 4-0, San Maurese-Colligiana 2-0, San Giovannese-Imolese 2-1, Sasso-Marconi Sporting Trestina 1-2, Tuttocoio Rimini 0-1, Vigor Carpaneto Lentigione 1-2, Villa Biagio Mezzolara 1-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, lo ricordo ancora una volta, il secondo giocato fino adesso. Pianese al comando insieme a Lentigione e Villa Biagio a quota 6 punti, segue il Rimini, San Giovannese a quota 4, Romagna Centro, Vigor Carpaneto, Montevarchi, San Maurese, Imolese, Sasso Marconi, Sporting Trestina, Forlì, Sansepolcro 3 punti, Fiorenzuola 2, Correggese, Mezzolara un punto, chiudono la classifica, quota 0 punti, Tuttocuoio, Castelvetro e Colligiana. Ebbene, è stata una domenica sicuramente importante. Prima di entrare nel vivo con i nostri opinionisti, affrontare appunto quello che è successo su tutti i campi, andiamo a ringraziare i tifosi che si sono abbonati anche quest'anno alla causa biancorossa, o meglio, hanno sposato la causa biancorossa, circa 2000 il dato ufficiale comunicato dalla società. Il primo servizio è dedicato a loro.
Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Chiusa la campagna abbonamenti del Rimini Calcio per il campionato di Serie D 2017-2018, le tessere stagionali sottoscritte sono state infatti 1982, un risultato ancora superiore a quello già straordinario ottenuto la scorsa stagione, che fu di 1810, quella che ha visto nascere il nuovo progetto biancorosso targato Giorgio Grassi. A Rimini da anni, nonostante la categoria, loro ci sono sempre stati, hanno fiatato nei momenti opportuni, hanno dovuto accettare le dinamiche per poi ritrovarsi nel luogo, tempio comune, chiamato Romeo Neri. Da lì videro le rovesciate di Saltutti, passando fino alle magie di Ricchiuti, a fenomeni straordinari arrivati anche nella massima serie. Floccheri, Andanovic, Matri ancora oggi ringraziano. Qualcuno non si è mai dimenticato di lui, forse o sicuramente il più grande presidente nella storia di questi colori. Dalla curva viene sempre omaggiato, specie quando si tratta di strappare lo champagne per un gol della propria squadra. Figuriamoci quando si tratta di sottoscrivere o di staccare un abbonamento, che equivale a quel gesto scontato per chi il biancorosso ce l'ha dentro. Rosso come il cuore e bianco come le nuvole, dalla passione al sogno, volando assieme a questi temi che per molti sembrano scontati, ma non per quei 1982 che ancora oggi ci sono. La società ha apprezzato, ringraziando i propri supporters. L'obiettivo sarà quello di portare sempre di più, con la speranza che il vecchio, saggio tifoso possa insegnare al più giovane quella magia che lo porta a non distaccarsi mai da quella poltrona o curva che sia, per sostenere quei colori nella gioia e nel dolore, come giusto che sia nel sistema chiamato calcio. Ebbene, nella prima puntata sono stati tantissimi gli argomenti, i temi da affrontare, quindi non c'è stato modo di ringraziare subito i tifosi, l'abbiamo fatto nella seconda puntata. In verità il servizio era già pronto, ma bastava solamente spostarlo di una settimana appunto per i temi che abbiamo affrontato nella prima puntata, ma saranno tanti anche questa sera. Voglio entrare nello specifico. Cristiano, hai sentito il dato per quanto riguarda gli abbonati? Ce ne fossero così anche nel baseball. Tu la scorsa settimana eri lì a seguire la finalissima, che poi ho visto i Rimini trionfare per la 13ª volta in tutta la sua storia. Magari anche un piccolo appello a seguire le realtà della città, le altre realtà della città oltre al calcio. Sì, gara 3, martedì scorso, Stadio dei Pirati, credo che 2.000-2.500 presenze sugli spalti si siano viste. Tifo caloroso, tutto molto bello, e speriamo anche che tanti di questi magari ragazzi che per la prima volta magari hanno messo piede sui gradoni di Via Monaco possano essere acchiappati anche per il futuro. Stessa cosa dicasi per il Rimini Calcio, 1982, a parte che è un numero che insomma ci riporta alla memoria il Mundial di Spagna, quindi è anche bene augurante. Sono un bel numero, e adesso non è che mi sono documentato, non ho guardato quanti siano gli abbonati di tutte le altre squadre di Serie D, ma penso che sia un numero che importante. Se non si attesta proprio in vetta, insomma, poco ci manca. Sicuramente un bel attestato di stima, di fiducia soprattutto verso questa nuova realtà biancorossa, che insomma, promette evidentemente di non fermarsi certo alla Serie D, e speriamo sia accompagnata, se non proprio da tutti i 1982 che hanno sottoscritto la tessera, da buona parte di essi per tutto l'inverno. Emanuele, io la scorsa settimana, ripeto, ho tantissimi temi, ho fatto anche fatica a ringraziarti personalmente. C'è stata anche la solita iniziativa da parte tua come club amici, ma anche da parte di altri club, quella di fare i calendari e poi di distribuirli all'interno dello stadio. Anche il solito, ma comunque c'è sempre, calendario che viene distribuito ai tifosi in modo tale da poter avere a portata di mano le partite del Rimini. Sì, quella è stata un'iniziativa di Amici del Rimini Calcio. Come tutti gli anni cerchiamo di coprirci le spese con qualche sponsor e poi lo distribuiamo allo stadio, in modo che tutti i tifosi possano avere pronto in tasca il prontuario con le date, le scadenze e tutte le varie partite che si andranno a giocare. Il campionato è cominciato, siamo già in ballo, adesso più che questione di calendari siamo già nei punti, nella classifica, in queste cose qua. Intanto ce n'è parecchio insomma da parlare, anche pensando alla partita di ieri già. Esatto. Allora, mi hai anticipato, Renzo, ti faccio vedere le immagini di ieri e poi parliamo con te, perché con te voglio fare un punto sul campionato, perché poi
Noi non l'abbiamo detto, anzi l'abbiamo leggermente accennato questa sera, i Forlì che perdi in casa 3-0 con Romagna Centro, quella è una partita che voglio assolutamente un tuo commento. E poi ti faccio vedere le immagini del Rimini, perché ieri Emanuele era lì, io ero lì che seguivo lui, e quindi ti facciamo vedere come ha giocato il Rimini. A noi non ci è piaciuto tanto, però voi siete gli opinionisti, io sono la parte giornalistica, stasera dovete fare voi il dibattito. Il servizio inerente al Rimini. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Nonostante le lamentele di alcuni tifosi data l'uscita anticipata di Cicarevic nell'ultimo incontro con i Ferenzola, Muccioli dimostra personalità e determinazione, spedendo l'ex San Marino in panchina a fargli compagnia l'attaccante Bonaventura. In campo dal primo minuto viene lanciato Alex Ambrosini e Guyeb, entrato a partita in corso nella precedente gara. E tutto quello presente in asta di partenza l'ex Regina Forgione, guida tecnica affidata all'ex giocatore difensore di Brescia, Pescara, Torino e Vicenza, Davide Mezzanotti. A lui il compito di raggiungere il traguardo della salvezza. Il presidente Paolo Accoglia, che si è occupata anche dell'intera campagna acquisti. L'età media in asta di partenza di tutto quello è di 21,36, invece quella del Rimini di 22,70. Nel riscaldamento, auto Simoncelli, al suo posto viene gettato nella mischia Alex Bonaventura, e dunque l'ex Forlì parte proprio dal primo minuto. Proprio l'attaccante Seb Ambrosini che si presenta così ai tifosi biancorossi depositando il pallone sul fondo, ma l'ex Arcangelo era stato colto in posizione di offside. Reazione dei padroni di casa dall'altra parte, con Gregorio che svette in area avversaria di testa creando confusione, con la difesa biancorossa che allontana il pericolo non senza farli. Calcio di punizione, Ambrosini al centro, Brighi forse stattonato, non impatti il pallone di vantaggio, l'azione prosegue ma sul più bello l'acqua frena Arlotti. Tutto quello vicinissimo a vantaggio su fine di prima frazione di gioco, lancia a cercare la testa di Crivaro, ma Scotti è superlativo nella deviazione in corner. Qui non si passa, sembra dire il portiere ex Rimini, ma sicuramente il gioco non accontenta i tifosi giunti al campo di San Miniato. Fine di prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Nella ripresa Ambrosini va subito al tiro, ma Scagni in questo caso si rifugia in corner. Cross di Guiebre, mano netta di Ferri, ma l'arbitro incredibilmente a due passi è impassibile. Dall'altra parte saltano i nervi, Petti a questo punto ferma così Crivaro, l'arbitro estrae il cartellino giallo e dunque il difensore biancorosso si salva in qualche modo. Paccagnini decide allora di spaventare Scotti, destro a giro a dentro l'area di rigore dei Rimini, e Scotti risponde presente. Sulla respinta Crivaro arriva però in ritardo. La partita sembra non sborcarsi, dalla panchina si alza Cicarevic e qui nasce il gol della domenica. Scambio sopraffino, numero di alta scuola, pallonetto delizioso a scavalcare Mascagni. E 1-0, scoppia la gioia dei protagonisti in campo e della panchina biancorossa. Ciò che sembrava una beffa sembra tramutarsi in realtà quando un giro di lancette dopo, triplice occasione per il tutto coio. Crivaro manca l'appuntamento con i gol. Conto passo, lascia in conto pallone e passo, ma serve la sfera sui piedi di Paccagnini, che alza incredibilmente la sfera. Parte opposta, Cicarevic viene stoppato da un dubbio fuorigioco colpendo il pallone. Nel finale, Forgione incorna sì il pallone alto. Fischio finale, già il nome per i Rimini che onestamente porta a casa 3 punti d'oro, ma di gioco si è visto poco. Si giocava forse una pozzanghera, ma giocatori come Cicarevic forse dovrebbero partire dal primo minuto. Ma Muccioli, la partita da fare era proprio questa? Il campo è uguale per tutti e due, quindi sì, era difficile per entrambe le squadre, non credo che sia un alibi o vogliamo cercare un alibi. È chiaro che oggi la partita da fare era questa. L'ha detto anche il mister. Adesso teniamo buoni un attimo Emanuele e Cristiano, perché parliamo un attimo più della partita e poi mi dici qualche sorpresa anche di questo campionato, perché so che sei andato a vedere qualche partita in giro sia quest'estate sia anche la scorsa domenica. Che impressione intanto ti ha fatto questo Rimini vederlo sul campo del tutto cuoio, Renzo? Ma io direi che Rimini, io l'ho sempre detto dall'inizio, ancora è prematuro dare un giudizio su questo Rimini. E Rimini, ho visto 2 partite di Coppa Italia, anche ieri ha dimostrato quello che noi abbiamo detto già nelle precedenti. Diciamo che Rimini in questo inizio di campionato ha superato il turno di Coppa Italia battendo il Romagna Centro e la San Maurese, e pareggiando domenica con il Ferenzuola e vincendo ieri. Però onestamente in queste 4 partite ho visto un Rimini buono
nella prima parte, vorrei dire nei primi 45 minuti, e nella seconda parte ho visto un Rimino sempre incalando. Questa è la cosa che mi preoccupa molto, anche se ieri, onestamente, forse il risultato di parità è il risultato più giusto, ma il Rimini non può vivere sulle grandi parate di Scotti. Il Rimini deve far gioco, onestamente, e questo è l'importante di questo Rimini. Oggi, finora in queste quattro partite, il gioco a Rimini non si è visto. È stata una partenza, come ho detto, un po' fortunosa, perché anche ieri, tutto sommato, si è visto anche alcuni errori madornali, anche tutto qua, ci è stato un gol, diciamo, a porta vuota, non so come ha fatto a sbagliarlo, ma nel calcio ci sta tutto. Però onestamente, giocando in questa maniera, vedendo queste quattro partite, due di Coppa Italia e due di campionato, giocando in questo modo non si va lontano. Cristiano, preoccupa anche un po' la forma fisica, come diceva il nostro Renzo. 45 minuti Rimini effettivamente con il Romagna Cento, con la San Maurizio, anche con la Ferenzuola, ha dimostrato di essere in partita. Poi gli sbagli sono stati, tralasciando la partita di ieri, quelli di giocare i secondi 45 minuti, magari non con la stessa concentrazione e concedendo un po' troppo, soprattutto in fase difensiva, agli avversari. Sì, va detto che le due partite di Coppa e quella di domenica scorsa con Fiorenzuola, i secondi tempi sono stati martoriati dalle sostituzioni, che in tutti e tre i casi avevano stravolto l'undici di partenza. Ieri questo non è successo, mi è sembrato soltanto due i cambi, sì, sia da una parte che dall'altra, da mister Muzzoli, probabilmente anche memore di quello che era successo la settimana prima. E che fa un po' strano, perché magari su un campo del genere, dove magari la squadra aveva speso tanto anche nel primo tempo, sarebbe stato forse più logico avere qualche energia fresca in più, ma evidentemente contano più gli equilibri. Poi è chiaro che alla fine noi stiamo parlando di tattica, di questo, di quell'altro, però alla fine sono gli episodi che tanto fanno la differenza, no? Se il giocatore del tutto cuoio non si mangia l'incredibile, magari a questo punto faremmo delle analisi un pochino diverse. È logico che il risultato alla fine pesa sempre tanto. Secondo me son tre punti molto importanti, perché su quel campo lì magari non ci vinceranno proprio tutti, però se poi la allarghiamo dal punto di vista della prestazione, insomma, ancora non si è visto tanto. Ecco, penso e spero che questa squadra possa dare molto di più. Poi aggiungo io, sinceramente, bisogna vedere anche quali sono le aspettative, perché le delusioni vengono create dalle illusioni, no? Io personalmente quest'anno non mi aspetto grandissime cose, quindi, per dire, il campionato di tre anni fa, il famoso distruggiamola, per me è lontanissimo, lontanissimo. Cioè, io mi aspetto quest'anno veramente di lottare, magari di star lì fino alla fine con altre 3-4 formazioni e poi sperare di imbroccare la forma giusta nell'ultimo mese, ma non aspettiamoci, secondo me, una squadra che domina il campionato. Emanuele, scusami Renzo, poi ritorno da te. Sì. Tu ieri eri lì, dalla parte della tifoseria, ovviamente, anche i tuoi compagni, passami l'espressione, che erano con te a tifare Rimini, come l'hanno valutata la partita? So che ci sono stati, come diceva anche Cristiano, un po' di lamentele per quanto riguarda i cambi, proprio nel momento più importante del match, magari avendo i giocatori speso tantissime energie su un campo pesante, magari come col Fiorenzuola, in quel caso lì si aspettavano davvero delle sostituzioni. Ci si aspettava, tanto non sto a fare il diplomatico, che certo. si vociferava e ci si aspettava che entrasse Montanari a fare un pochettino di rinforzo lì a centrocampo, perché ci sono stati un quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo che nel servizio vedi gli episodi, no? Vedi gli episodi dove, certo, si poteva concretizzare. Diciamo, vedendo la partita ti rendi conto di come la dinamica della partita si sviluppa durante i propri 90 minuti. Allora c'è un Rimini che parte bene, poi c'è un tutto cuoio che riprende un pochettino la partita in mano, e quindi il primo tempo è molto battagliato, con occasioni da entrambe le parti, però in due squadre che si fronteggiano senza una vera e propria prevalenza territoriale. La prevalenza territoriale ce l'ha il Rimini nei primissimi minuti della ripresa, poi comincia a calare finché non indovina il gol del vantaggio. Dal gol del vantaggio fino alla fine hanno giocato praticamente solo gli altri. Allora questo è preoccupante, perché lo tocchi proprio con mano, col passare dei minuti vedevi la squadra che subiva l'avversario. Allora a quel punto ci si aspettava che ci fosse un intervento dalla panchina, dopo il magnifico intervento di Cicarevic che ha sbloccato, quindi
più indovinato di quello non ci poteva essere. Ci si aspettava che ci fosse un rinforzo centrocampo per riguadagnare campo, per riguadagnare la possibilità di stare alti, di giocare. Secondo me Montanari, come anche per altre persone, per altri ragazzi che erano lì con me, era il più indiziato, no? Giocatore esperto, centrocampista. Ora io non so se il ragazzo ha dei problemi fisici, ad esempio so che Righini sta uscendo, no? da un periodo poco chiaro a livello fisico, quindi comprendo che faccia molta panchina, non conosco la situazione di tutti i giocatori che sono in panchina, però un Montanari ieri sulla carta doveva dare un apporto positivo. Certo. È anche vero che quando è entrato col Fiorenzuola, perché col Fiorenzuola li abbiamo fatti tutti e cinque i cambi, ogni cambio avevo notato come la cosa peggiorasse anziché migliorare. Peggiorasse la situazione. Stavolta non è stato addirittura inserito. Nessuno come Muccioli sa quelle che sono gli stati di forma dei giocatori, quelle che sono tutte le situazioni personali dei giocatori che compongono la sua squadra. Io posso solamente dire che quello che ho visto ieri, alla fine, è, come avete detto voi, un risultato abbastanza fortunoso. Cioè il gol, io avevo visto un gol, no? Quando l'acqua ferma la palla poco prima che il giocatore la vada a colpire, davanti a una porta praticamente sguarnita, aggiungiamo quell'occasione lì alle due parate di Scotti, è vero che c'era un rigore netto per noi, per carità, non va negato nemmeno quello, non dato, però è una partita che poteva tranquillamente finire in pareggio. La dinamica della gara era la dinamica di una gara che probabilmente doveva finire in pareggio. Com'è? Prendiamo i due punti, siamo contentissimi di prendere i due punti. Io ho fiducia che si possa migliorare tanto, ho fiducia che si possa fare molto di più. Abbiamo un giocatore come Čikarević che per la categoria sta facendo vedere che è un lusso. È chiaro che andrà dosato. Comprendo anche il motivo per cui magari viene messo dalla panchina ogni tanto, perché se l'unico fornitore di qualità è quello, bisogna anche un pochino preservarlo. La stagione è lunga, si gioca domenica, mercoledì, domenica, a metà ottobre si gioca nuovamente domenica, mercoledì, domenica. Quindi io comprendo tutte le situazioni che ci possono essere adesso all'inizio del campionato. Sono fiducioso, la classifica in questo momento, per quanto possa essere poco probante dopo due giornate, è relativamente buona. Vediamo squadre come il Forlì che passano da una vittoria in trasferta a una franata totale in casa, la stessa Imolese che ha segato l'allenatore due giorni prima di cominciare il campionato. Cioè non stanno tutti bene, agganciamoci a quello e cerchiamo di fare di necessità virtù. Esatto, incrociamo le dita. Renzo, so che non eri molto convinto su alcune dichiarazioni, prego. Ma io l'ho detto già anche l'altra volta, e Rimini, e lo sta dimostrando, se andiamo avanti così probabilmente il gioco a Rimini non lo vedremo mai. Perché dico questo? Noi abbiamo di giocatori come Montanari, Simoncelli, Valeriani, Iridi, Čikarić, tutti giocatori che secondo me bravi ragazzi, daranno tutto l'anima, però al centrocampo manca veramente il personaggio, la qualità, la qualità, l'uomo che dette i tempi. Io di questi giocatori, i Righini, i Simoncelli, i Valeriani, i Montanari, i Čikarić, probabilmente io avrei eliminato alcuni di questi e al loro posto avrei preso un uomo di qualità, non di quantità, di qualità, onestamente. Volevi un regista? Un regista, un uomo che veramente sappia dare i tempi e il gioco. A Rimini quest'anno noi dovremo soffrire fino alla fine, perché veramente il vero centrocampo, l'uomo che sappia dare i tempi, non ce l'abbiamo. E per questa è la realtà della realtà. Adesso speriamo che in Čikarić, addirittura lo fa Buonaventura, voglio dire, anche ieri eravamo un po' bilanciati davanti a Arlotti, avanti, però il campionato è questo. E lo sto dimostrando, perché io il campionato ho visto già due partite, ho visto Trestina Forlì, anche se poi il Forlina ha vinto a Trestina, però forse non meritava la vittoria. Ieri addirittura ha perso in casa 3-0 con il Romagna Centro, l'Imolese ha perso. Io non vorrei che fosse un campionato a livello basso, mi auguro di no, però stando a questi paesi, Castelvetro, Fiorenzuola, Villa San Biagio, Sasso Marconi, questo secondo te è quarta serie? No. Ma onestamente, però io dico un'altra cosa. Prego. Tutto questo sommato, ieri, sì, come hai detto te adesso nel servizio, i 2000 abbonati, sì, mi fanno pensare che vogliono bene a questo Rimini. Certo. Molto, molto bene. Loro fanno gli sforzi, ma veramente anche la società li deve accontentare, questi 2000 tifosi.
A Rimini vogliono una squadra, vogliono vincere, e con questa squadra non andiamo da nessuna parte. Allora Cristiano, ti faccio un attimo correggere quello che ha detto Renzo. Tu sostenevi che il regista, secondo te Rimini ce l'ha? Il regista sarebbe... c'è De Luca Righini, cioè, assolutamente. Cioè, nel momento in cui Righini sta bene, probabilmente ancora questo momento non è arrivato, Righini per me è un giocatore insostituibile per questa squadra, perché detta i tempi, perché batte le punizioni, perché tira i calci d'angolo. Cioè, in queste partite spesso l'episodio generato dal calcio piazzato decide. Per me è un giocatore molto importante. E poi, come diceva Emanuele prima, uno come Cicarevic nella mia squadra virtuale gioca sempre. Poi è logico che non può sempre giocare, perché non può fare 60 partite, è logico, però io penso che la qualità a questa squadra non manchi. Ci sono i vincoli degli under, purtroppo. Chiaro che se si potessero far giocare 11 over, per me Rimini vince il campionato. Allora, domani a basso. Appunto, se gioca Cicari, se gioca quanto rientra Righini, probabilmente i montanari di Montella devono stare fuori. Dopo, la coperta è corta, per forza. Certo, anche Claudio Cola. Fuori. Però voglio dire, la rosa mi sembra sia di 28-29 giocatori. 28, esattamente. È molta. Però io, onestamente, io non dico che Rimini non ha una squadra. Secondo il mio modesto parere, manca un uomo a centrocampo. Un uomo in grado di dettare i tempi. Che detti i tempi? E ancora Righini è un ragazzino, è un under, non so quanto è. No, Righini è ragazzo. La Serie D l'ha fatta e bene. Fatta, però, onestamente, non è quel ragazzo che veramente può far vincere, a Rimini può fare la differenza. Stiamo scherzando, adesso tutto sommato andiamo... Se mi tiri fuori di Giulio Tasso, è logico, però. Non i tempi sono finiti. Io sono convintissimo che noi, questi 2000 tifosi che hanno fatto l'abbonamento, oggi la società deve fare dei sacrifici. È chiaro che non è facile oggi investire dei soldi in questo momento che stiamo attraversando, però onestamente noi dobbiamo accontentare, secondo me, anche i 2000 tifosi. Però onestamente, ripeto, la sconfitta del Limolese, la sconfitta ieri del Forlì, probabilmente il campionato è quello che fa la sua bella figura. La dimostra che chi è la capolista? Villa Biago non è a promossa. Vabbè, dopo due giornate facciamo fatica. Nessuno penso che abbia detto che Rimini straordinerà il campionato. Penso che non l'abbia detto nessuno. Aspetta, quindi... dopo arrivo anche lì da te, perché ci sono due annotazioni da fare su questa tua osservazione. Però prima ti faccio ascoltare anche le interviste rilassate dai due allenatori a fine gara, sia da Muccioli che da Mezzanotte, soprattutto la risposta che da Mezzanotte analizza perfettamente quello che avete detto voi fino a questo momento in trasmissione. Le interviste. Sì, tre punti preziosi in un campo secondo me molto difficile, al limite della praticabilità, e contro una squadra ostica, una squadra con diversi giocatori di categoria abituata a giocare in questo campo, che era messa molto bene in campo per quello che si poteva fare oggi. Comunque molto bravi nell'attaccare il secondo palo, una squadra molto aggressiva, siamo stati bravi a ribattere, a giocarci colpo su colpo, e poi alla fine abbiamo trovato una gran giocata di Cicarevic che ci ha permesso di portare a casa i tre punti. Insomma, il campo era uguale per tutti e due, quindi sì, era difficile per entrambe le squadre. Non credo che sia un alibi o vogliamo cercare un alibi. È chiaro che oggi la partita da fare era questa, siamo stati bravi a farla, abbiamo avuto diverse occasioni anche nel primo tempo dove magari potevamo concludere in maniera migliore, e poi nel secondo tempo, come ho detto, abbiamo trovato questo gol. Era importantissimo oggi riuscire a fare un risultato positivo, e alla fine abbiamo sofferto uniti per portare a casa i tre punti, ripeto, contro, in un campo dove credo che saranno in pochi a portare via punti, perché penso che sia molto difficile qua in Toscana contro una squadra del genere fare punti in casa loro. Ha azzeccato comunque, diciamo, dopo l'infortunio occorso a Simoncelli, avevo deciso di partire con due attaccanti, anche perché comunque secondo me Buonaventura è stato molto bravo a darci una mano, soprattutto nel primo tempo finché è stato lucido, perché di testa le ha prese tutte lui e è riuscito a farci salire. Secondo me ha fatto un'ottima partita. Chiaro che nel momento in cui abbiamo smesso un pochettino di trovare delle soluzioni, di giocare, con l'ingresso di Cicarevic, un giocatore con le sue caratteristiche fra le linee, nel momento in cui accende la lampadina, siamo consapevoli che può dar fastidio a tutti, anzi no, può, deve dar fastidio a tutti.
le occasioni le abbiamo avute, sicuramente per fare gol, poi dopo sai, le partite vengono incanalate in un certo modo e soprattutto dopo il gol loro per pareggiarla, perché due palle gol così devi fare gol perché se no contro squadre forti, ripeto, le perdi, perché loro al secondo tempo sono stati bravi a stare bene in campo, hanno cercato di battere colpo su colpo, però il nostro portiere non ha fatto una parata, quindi se al di là del gol non c'è stata l'avvisaglia che loro pensano fa male, mentre noi secondo me c'era un momento in cui sembrava che avremmo potuto far gol. E su questo dobbiamo migliorare, questa squadra è stata costruita in poco tempo, è partita in ritardo, sta mettendo il cuore, sta mettendo veramente tutto quello che ha. Però adesso la seconda prestazione è che usciamo fuori con un pugno di mosche, perché anche 20 giorni non meritavamo di perdere, quindi qualcosa dobbiamo migliorare, perché con i complimenti non si va da nessuna parte. Ma voi siete d'accordo sul tenere fuori? Perché poi anche ascoltando l'intervista di Muccioli, un uomo fondamentale ieri per la vittoria, tu Emanuele l'hai visto meglio di me, con la curva, con la tribuna attaccata al campo, è stato Buonaventura. Non si può lasciare uno così fuori, secondo me. Voi come la pensate? Dici, cioè lasciare fuori Buonaventura? Esatto. Andiamo sul discorso che facevamo prima, cioè Simoncelli, Buonaventura, Cicarevic, Montanari, quando ci sarà Buono, Righini, cioè qualcuno purtroppo va lasciato fuori. E dopo lì sta un pochino alle scelte che farà il mister volta a volta. Secondo me i 5 cambi dovevano essere un grande vantaggio proprio per chi come noi ha molti giocatori che devono essere tenuti sulla corda, cioè sono potenzialmente tutti titolari. Quindi un giocatore che non fa la partita intera, non entra dall'inizio ma fa 30 minuti, comunque sì, hai modo, sì, no, di incidere sulla partita. Sì. È chiaro che... Io invece sono un po' al contrario, io non sono proprio convinto che uno come Buonaventura debba star fuori. Sia un titolare. Buonaventura, come gioca Muccioli, non entra nei suoi piani. Adesso, come ho detto prima, Cicarici è fuori, Righini infortunato. Dopo ci sono gli under, le punte Arlotti e un giovane, c'è Ambrosini, c'è l'altro. Perciò secondo il mio punto di vista Buonaventura è un giocatore che darà veramente un qualcosa di importante, però onestamente secondo il mio punto di vista il modo che andrà a giocare il mister Muccioli andando avanti quando la squadra sarà completa, veramente penso che per Buonaventura ci sarà poco spazio, entrerà. Senza dubbio, però nel modulo che partita farà, in corso. In partita in corso probabilmente per me Buonaventura avrà poco spazio. È un giocatore importante, però come il modulo che avrà, vorrà giocare Muccioli con i rientri di Cicarvic, di Righini, probabilmente poi questo Wander, penso che per Buonaventura ci sarà poco spazio. Entrerà durante la partita. Ritornando invece ai giovani, io non sono d'accordo. Io a questi 5 cambi veramente sono contrario, perché ho sempre detto e l'abbiamo sempre detto, onestamente se i giovani sono forti i mister li fanno giocare. Soprattutto in queste categorie. In queste categorie. Onestamente giocano perché veramente lo impone la federazione, gli under. Però onestamente 5 cambi come poi la squadra rinforzarla poi anche indebolire. Beh, dipende cosa c'hai in panchina. Si è visto col Firenzuola. Però onestamente io sono contrario a questi under. Cambi. Perché sono sempre convinto che se sono bravi questi under giocano. E se non sono bravi li perdiamo per strada. Faccio una domanda secca a Daniele, ma secca, un genio montenegrino come Cicarevic, chi ti ricorda? Dejan Savicevic, ecco già è il genio del Rini. Ma secondo me lui dovrebbe sempre giocare, infatti questo qui è la tematica che volevo affrontare questa sera. È l'uomo che potrebbe sostituire Ricchiuti, l'uomo. L'avete detto tutti e tre, siamo d'accordo su Cicarevic, è l'uomo che può fare la differenza per i Rimini in questa categoria. Siamo d'accordo, però... Prima, quando avete parlato a inizio puntata un po' sulla forma fisica, ci sono stati degli interventi di alcuni tifosi. Molti, dico la verità, non sto neanche a leggerli, li riassumo con un messaggio, molte critiche al gioco espresso ieri, ma considerando che il campo era davvero pesante. Invece questo tifoso fa una critica leggermente diversa. Campo pesante e in erba, il Rimini si allena però considerate su erba sintetica. Si può mettere in discussione a questo punto l'aspetto fisico atletico. Dopo 4 giornate, secondo me, se una squadra non corre è preoccupante. Adesso mettere in discussione subito l'aspetto atletico mi sembra un po' esagerato dopo 4 giornate, no? Diamo un po' di tempo, Diamo un po' di tempo, dai, dopo 4 giornate tra Coppa Italia
Cioè, poi sono due giornate di campionato. Sì, tra adesso, capitali, quattro giornate a capitali. Adesso, veramente... onestamente, è ancora prematuro dare un giudizio anche su questo Rimini, sì, secondo il mio punto di vista. Però adesso sono tre partite importanti. Quella di mercoledì con il Castelvetro è una partita importante, anche se il Castelvetro ha 0 punti. E poi una trasferta difficile con la Pianese, sì, e poi in casa col Forlì, e lì vediamo veramente il vero Rimini. Sì, qualche test in più tocca aspettare, perché ecco, altrimenti sarebbe... prima di dare i giudizi e prima... però giustamente queste quattro partite, questi cali fisici nella ripresa mi lasciano un po' perplesso. Allora, io l'avevo promesso, stiamo arrivando anche ai temi caldi che ci sono stati la scorsa settimana. Questa settimana qui invece, rispetto alla precedente puntata, abbiamo voluto cambiare qualcosa in scaletta, altrimenti si rischiava di andare troppo velocemente nell'analizzare l'aspetto tecnico inerente alla partita. Ieri noi eravamo in Toscana ed era giusto dunque commentarla come si deve. Facciamo una cosa, andiamo per 3 minuti pubblicità, rientriamo e poi andiamo a parlare del calcio femminile, quello che è successo, la discussione dei 50.000 euro messi a disposizione per lo Stadio Neri, poi capiremo nella fattispecie dove e in quale e in che cosa, e poi presentazione del prossimo avversario, il Castelvetro, e infine la rubrica curata personalmente da Cristiano Cerbara. Mi ritorno in mente, questa sera sentiremo l'attaccante Claudio Clementi. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabri Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu.
Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Entriamo in studio dopo la pubblicità, ringraziamo come sempre i nostri sponsor. Avevamo anticipato la scorsa settimana, è stato uno dei temi prima di partire degli ultimi giorni, prima dell'inizio anche del campionato e per l'appunto della partenza di Sportup. Sembra che qualcosa per quanto riguarda l'amministrazione comunale si sia mosso in direzione Stadio Romeo Neri. Andiamo a capire attraverso questo servizio cosa è successo esattamente. Servizio. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. È tempo di restyling, nuovi lavori di ammodernamento per lo stadio Romeo Neri. Sono circa 50.000 euro le risorse messe a disposizione dall'amministrazione comunale per i lavori di manutenzione straordinaria sui servizi igienici del settore distinti. I lavori che si prevede partiranno in autunno, riguardano lo specifico rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti e la sostituzione dei sanitari con nuovi in inox. Interventi che consentiranno di rendere maggiormente fruibili i servizi per il pubblico. Si tratta di lavori che si aggiungono alla serie di opere realizzate in corso e previste che interessano il principale impianto sportivo della città, sul quale l'amministrazione ha intenzione di proseguire con il progetto del restauro della tribuna storica e che si vuole sostenere attraverso lo strumento dell'Art Bonus, non dimentichiamocelo. Gli interventi previsti dal progetto già approvato dalla Giunta saranno realizzati diversi stralci funzionali e riguardano il restauro della facciata storica e del muro perimetrale su via 9 Febbraio, che saranno ripuliti e appositamente trattati, la ristrutturazione della pensilina della tribuna centrale attualmente in cattive condizioni e la ristrutturazione delle gradinate della tribuna storica e delle facciate interne. Qualche tifoso ha appreso col sorriso questo intervento, manifestando il proprio disappunto visto che, nonostante i continui lamentele, la cosa è stata portata troppo alle lunghe. Fornire quantomeno servizi igienici all'altezza era il minimo. Qualcuno ha voluto fare un paragone con la vicina realtà di Cesena, ma lì rientriamo in un progetto di amministrazione comunale, ammodernamento ed intervento sicuramente diverso. Come si dice, a Rimini occorre accontentarsi, a piccoli passi qualcosa si muove, si è mosso già parecchio considerando l'attuale realtà. L'auspicio è quello che si possa proseguire su questa strada. Allora, l'avevamo affrontato la scorsa puntata, qualcosa finalmente si è mosso, sembra che portiamo fortuna. Quando facciamo, passatevi il termine, casino dentro questo studio, la gente prontamente ci ascolta e succede sempre qualcosa. Allora, 50.000 euro è la somma messa a disposizione. Si parlava nel servizio di soprattutto sanitari, molti tifosi, anche sulla tua pagina Facebook, spesso ti seguo, Emanuele, hanno mandato appunto le condizioni di adesso delle strutture all'interno del Romeo Neri. Poi qualcosa di più ci dirà anche il nostro Renzo, che domenica era presente lì con la partita col Fiorenzuola. Cosa vogliamo aggiungere a questa cosa, Emanuele? Che no, allora, va bene il fatto che si intervenga, perché ogni volta che si interviene si migliora un pochino la situazione che c'è. Non credo siano previsti interventi per quanto riguarda i servizi igienici della curva. La curva, io adesso un pezzo che non ci vado, però anche solamente a distanza di metri si vede che c'è quel container che è in condizioni abbastanza precarie. Anche lì, secondo me, è giusto. Ci sono persone che pagano, ci sono persone che vengono a vedere una partita, devono avere i servizi igienici all'altezza del resto dello stadio. Poi aspettiamo che vengano messi a posto appunto anche quelli che adesso verranno messi a posto. L'impressione che ho io è chiaro che a questo punto forse non puoi fare diversamente, perché non avrai mai una quantità di denaro sufficiente per fare un intervento tombale. Però quando si deve spiegare a qualcuno cosa vuol dire riminizzare, quella volta spiegarono che era questo il riminizzare, cioè mettere una pezza su una pezza su una pezza su una pezza ti faceva vedere un qualcosa che era partito per essere piccolo ed era diventato sì grande, ma in maniera disordinata, in maniera un pochino fuori controllo. E lo stadio Romeo Neri sta cambiando, diciamo, ma con questo criterio qua, cioè con una pezza sull'altra, che sicuramente renderà più fruibile l'impianto, lo renderà un pochino migliore, ma all'occhio di uno che arriva da fuori e te lo guarda
non, dai, adesso diciamo chiaramente il discorso del Cesena, verranno messi dei milioni perché ci saranno le finali degli europei, sì, under 21, infatti è tutto quindi discorso, è chiaro che è difficile paragonarsi, no, in questo, esatto, momento a quella realtà, però è anche vero, insomma, che il nostro, l'effetto ottico del nostro stadio, anche lavorandoci sopra, anche mettendoci tutta la migliore buona volontà, non è dei migliori. Quello, no. La beffa, no, è pensare che con quello stadio gioiello che hanno a Cesena lo ammodernano pure, esatto, e noi ci troviamo con sto, con sto, no, diciamo, cestino di stadio che, insomma, ecco, con un pezzo di, ecco, me. Ecco. Dai. No, è vero, è vero, una canzone, per carità. No. Renzo, allora tu nella tua prima visita in questa stagione a Romeo Neri ti sei lamentato per i bar, ma è tutt'altro discorso, perché ho sentito che hanno fatto anche domande relative al bar, perché ti ricorderai, Emanuele, quando, sì, è venuto qui il signor Brasini, aveva spiegato perfettamente il tutto. A piccoli passi si sta procedendo verso la direzione che lui aveva spiegato, vado a memoria, ad aprile, quando era venuto qui nei nostri studi. Tu cosa volevi dire in più? Io ripeto che da due o tre anni a questa parte, quando Rimini ha perso, diciamo, il bar, vedere alla domenica uno stadio come Romeo Neri, vendere la birra, le caramelle, le brustoline, chiamano come, cima un banchetto, fa brutto. Lì. Tu dici quindi una questione soprattutto di immagine. Immagine, soprattutto. Questa è una cosa che veramente dispiace. I bagni sono quelle che sono, anche... Io sto preso con il Fiorenzuola. Circa dal 1980, aggiungo. Sì, va bene, è una vita. Io ormai, alcuni anni fa, l'ho detto in questa trasmissione, che per andare nei bagni ci volevano gli stivali. Sì, vi ricordate, no? Sì, anche domenica con il Fiorenzuola, con il Romagna Centro, con la San Maurese, alcuni tifosi entravano dentro, ma non riuscivano neanche ad andare dentro perché vedevano veramente un qualcosa di poco bello. Tutto sommato, anche oggi, io vado in tribuna, prima di mettermi seduto, mi prendo il fazzoletto e mi pulisco. Ma sei il nido dei piccioni. Ecco, questo è grave, una città come Rimini. E poi tutto sommato, ve lo voglio dire, con 50.000 euro, dove vai? Questo, secondo me, è una lemosina. Sapevo che lo dicevo. Clamorosa! Io penso che Grazia ci metta a ridere. Ma con 50.000 euro non fai niente. Non andiamo su una parte, rimane come prima, tutto sommato. Perché qui c'è da lavorare, sono i piccioni, devo mettere gli stivali, un caffè allo stadio di Rimini non si prende più, devo prendere nella macchinetta. Ragazzi, ma questo... veramente, cioè, è brutto. Io ammiro, ancora ammiro veramente questi 2000 tifosi che hanno fatto l'abbonamento. Questo è questo che è la cosa a me mi piace del Rimini Calcio. Ma il comune, l'amministrazione comunale, la presidente le devo accontentare. Andiamo veramente in uno stadio, città, la più bella città del mondo, a livello balneare, vengono i turisti da tutto il mondo per venire a Rimini. L'importante è che però non vedono lo stadio. Non lo vedono perché altrimenti ripartono, ritornano via, ecco, tutto sommato. A Barcellona fanno le visite guidate al Camp Nou, qui fanno le visite guidate appositamente per evitare... Adesso non facciamo, esatto, i paragoni allo stadio di Rimini, no, allo stadio di Cesena, lasciamo perdere. Esatto. Il comune di Rimini deve pensare per il proprio stadio. Ripeto, Rimini è la città più bella del mondo, una delle più belle. Tutto, abbiamo un turismo fondamentale, abbiamo il mare, abbiamo tutto. A Rimini non ci manca niente, si mangia bene. L'importante è che questi turisti non vengano allo stadio, perché altrimenti Rimini perde tutto il suo valore. Ebbene, siete stati bravissimi nell'affrontare questa tematica, mi siete piaciuti tutti e tre. Allora, cosa è successo la scorsa settimana, verso soprattutto il fine settimana? Un servizio che ho dovuto rivedere tre volte perché c'è stato un botta e risposta a livello di comunicati non certamente bello. Ci sono stati molti tifosi anche sulla tua bacchica, Emanuele, e che ogni tanto ti osservo anche a te per capire anche, ecco, da lì nasce anche il paragone scomodo con Cesena nel precedente servizio, perché molti appunto ti riportavano sulla tua bacchica lo stadio di Cesena ha fatto questo, questo e quest'altro, però come ricordava Renzo è tutt'altra realtà. Andiamo avanti. Ritornando al discorso,
calcio femminile, ragazzi. C'era una realtà che si chiamava, che si chiama tuttora, Rimini Calcio Femminile, che aveva già preso una buona organizzazione sotto la gestione De Meis. Ricorderete appunto la conferenza stampa famosa dove De Meis chiamò all'appello sia la squadra di calcio a 5 che il calcio femminile per giocare tutti con la stessa maglia a scacchi biancorossa. È chiaro che queste persone si sentono scavalcate da un'altra realtà che rientrava già prima che il presidente attuale del Rimini prendesse il Rimini Calcio, ovvero la FIA Riccione Calcio Femminile. E dunque è nata una locandina che ha fatto un po' scatenare il tutto. Poi dalla locandina si è passata anche a parole pesanti, comunicati non certamente belli, lettera da parte del Rimini Calcio Femminile, risposta piccante, pepata, chiamatela come volete, da parte del Rimini Calcio. Andiamo un po' ad affrontare questa tematica e cerchiamo davvero di mettere tutte e tre le parti a confronto in modo tale che possano incontrarsi e magari parlare di certe cose in maniera privata, perché farlo pubblicamente, ragazzi, in quel modo è veramente brutto per la città e per gli appassionati di sport. Il servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti in botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Nella precedente puntata di Sport Up raccogliamo l'invito del nostro opinionista Emanuele Pironi a creare una sinergia oltre che con i basket anche con i baseball a Rimini, divenuti appena una settimana fa campioni d'Italia per la 13ª volta nella loro storia. Piuttosto, complimenti. Le sinergie crediamo che siano in fase di costruzione, altre certe sono arrivate da calcio femminile, con l'inserimento delle ragazze della FIA Riccione che noi accogliamo a braccia aperte, ma con una piccola macchia che rappresenta chi a Rimini con i colori biancorossi esiste già nel calcio femminile, ovvero la formazione del Rimini Calcio. Appena saputo del passaggio dalla D alla Serie C tramite il ripescaggio, le ragazze di Lisi magari si aspettavano una carezza diversa, cosa non avvenuta. Peccato, perché in precedenza De Meis aveva voluto fortemente che sia le ragazze del calcio femminile che i ragazzi del calcio a 5 indossassero la stessa casacca a scacchi. Arrivato Grassi, il cantiere è rimasto aperto e nonostante il trascorso di un anno e qualche mese, quella carezza non è stata mai corretta. Ci aspettiamo anche in questa fase che oltre al basket, al baseball e al calcio femminile riccionese possa essere inserito in questo progetto anche la formazione femminile biancorossa che prende il nome di Rimini Calcio. Non dimentichiamoci questo appunto che sembra scontato ma che in verità rappresenta il tutto. Senza dimenticare che il presidente Montebelli, assieme ai suoi principali collaboratori, si è buttata fortemente per vedere la propria compagine disputare le gare interne sul terreno dello stadio Romeo Neri. Sinergia sì, ma con tutte le realtà del territorio riminese possibilmente, altrimenti possono nascere scomode situazioni per un calcio ancora da lanciare e soprattutto per gli atlete che attualmente difendono i colori di questa città, che hanno come unica colpa quella di essere appassionate al gioco del calcio. Allora, con le immagini di copertura curate dal nostro Stefano Pappini andiamo a vedere un po' quello che è successo, un po' il caos, lo affrontiamo circa in un minuto perché comunque è una tematica che secondo me va affrontata a quattro occhi. Noi purtroppo lo dobbiamo riportare in televisione perché è stato uno dei temi caldi della scorsa settimana. Andiamo a vedere un po' con le immagini curate dal nostro Stefano Pappini, questa è la lettera appunto da parte del Rimini Calcio Femminile dove viene spiegato che per l'appunto c'erano prima loro rispetto alla FIA Riccione che giustamente devono essere presi in considerazione, cosa che la società calcio Rimini dall'avvento del patron Giorgio Grassi non ha mai fatto. Questo è il comunicato. Stefano, vai leggermente più avanti così andiamo a vedere anche la risposta pepata da parte del Rimini Calcio. Ovviamente io mi aiuto con lo schermo qui sopra il professore davanti a me, così andiamo a vedere un po' quello che aveva risposto anche la società sintetizzando, perché entrambi i comunicati sono abbastanza lunghi. Eccolo qui, questa è la risposta, vedete due foglie addirittura, scritta appunto da Sergio Cingolani che rappresenta l'ufficio stampa per opera per l'appunto del patron biancorosso. Qui praticamente viene considerato il comunicato del Riccione Calcio, del Rimini Calcio, una continua lamentela, come potete vedere, e ci sono un po' le risposte pepate che il patron dà alla formazione allenata da Zeno Lisi. E poi per ultimo
Vai un pochino più avanti, Stefano, c'è la locandina inerente all'affiliazione che verrà fatta, alla sinergia che verrà fatta con la Fiericcione Calcio, quella che ha scaturito un po' la delusione da parte del Rimini Calcio Femminile. Eccola qui, vedete la locandina con Scotti Ricchiuti in primo piano, con un ragazzo con la maglia scacchi biancorossa e poi sopra Stefano lo stemma della FIA Riccione. Ecco, questo ha mandato un po' in bambola i tifosi, ha fatto arrabbiare più di qualcuno, di qualche addetto ai lavori. Allora, Cristiano, prendendola seriamente questa tematica, ripeto, invito le tre società a mettersi a tavolo, a risolversela a quattro occhi. Emanuele diceva di una sinergia lanciata con i basket, con i baseball, perché no, curare anche di più il calcio femminile, dato che comunque queste ragazze rappresentano il Rimini Calcio. Guarda, io confesso di non essere proprio straordinariamente sul pezzo. Vabbè, però un appello. Però sicuramente è logico che vedere una locandina del genere, uno che no, arriva e stride un attimino, no? È normale, a Rimini c'è già una squadra che indossa quella maglia e si pensa evidentemente che la presidenza aspetti a loro. Poi però ci sono anche i rapporti interpersonali, evidentemente, esatto, no? Che noi non conosciamo, non possiamo sapere come stiano le cose, quali siano i rapporti, i punti di vista, il pensiero di una e dell'altra parte, soprattutto di una delle due parti, evidentemente, come che è quella del calcio maschile. Come secondo me, come detto nel servizio, non è giusto magari prendere sì la squadra, una delle due squadre fare una scelta e l'altra prenderla a pedate nel sedere, passatemi l'espressione. E comunque sono due realtà vicine. Ci vuole un confronto, come dicevi te prima, insomma. Ecco, bianco, rosso e rosa, questa è un po' la locandina che ha scaturito il tutto. Per non prendere parte, dico, da una parte mi dispiace sicuramente per le ragazze in bianco rosso, dall'altra parte sono contento per Andrea Tentoni, che è l'allenatore della regione calcio femminile, che è un grande riminese, un grande ex bianco rosso che torna sul prato di casa. Poi più di questo non so cosa dire. Sì, io aggiungo, no, io dico solo una cosa: secondo me, se si depura soprattutto il comunicato del Rimini FC, se si depura di quello che è la parte emotiva, dove a parole grosse si è emotivamente risposto con parole forti, con parole grosse, che magari era meglio evitarlo, no? Proprio certo, perché è quello. Poi si dà adito ai polveroni e cose. Lì ci sono le tematiche, perché quando si parla di settore giovanile già sviluppato con 120 ragazze affiliate, sì, da una parte, nessun settore giovanile e nessuna intenzione di farlo nel breve dall'altra, viene fuori che questo scontro, questa frizione non è basata esclusivamente su questioni interpersonali che non funzionano, ma che non sono l'unico motivo, perché io credo che quando si arriva a questi comunicati qua, nel breve è difficile trovare una conciliazione. Esatto. C'è anche nel comunicato, diciamo anche questo, insomma, nel comunicato del Rimini FC non è strano che venga menzionato, hanno un responsabile marketing, non hanno un settore giovanile. Perché viene menzionato il fatto che c'è un responsabile marketing? Ecco. Probabilmente anche qui si può riflettere, no? Io mi fermo qui, però sì, può anche pensare e dire: ma perché viene menzionata questa cosa? Sono tutte cose che è come quando col colino si deve scolare qualcosa, no? Nelle scatolette, se si lascia colare tutta la parte liquida, che è fatta magari di cose emozionali, di risposte forti e di situazioni dure, poi lì il concreto da leggere c'è. Allora, sì, ognuno si faccia la sua idea, capito? È chiaro che quando c'è una frizione forte, difficilmente nel breve si riesce a sciogliere. L'unica cosa che ti posso dire, però, nello specifico, che la domanda per quanto riguarda il settore giovanile della Rimini femminile era stata fatta e l'anno scorso sono partite con solo 6 piccine che giocavano a pallone. È chiaro che è una realtà nuova, devi farla conoscere, devi portare nella scuola il messaggio, devi comunque avvicinare la parte femminile a uno sport che viene più, diciamo, viene più visto adatto alla parte maschile. Però a Riccione sono 120. A Riccione infatti sono 120. Quindi, i numeri, però, è una struttura che Giorgio aveva creato già in precedenza, che sapevano tutti prima che lui prendesse per l'appunto i Rimini. Infatti nel servizio viene menzionata assolutamente questa cosa. Sulla parte 2, senza polemica, fammi dire semplicemente questa: noi a Giorgio lo scorso anno, in questa trasmissione sembra una cavolata, però è così, avevamo consigliato, dato che comunque non gli piacevano tante critiche, di farsi un canale tematico e se l'è creato con la WeTV. L'avevamo detto qui dentro, noi ci prendiamo i meriti. Gli avevamo detto che c'era
erano quattro persone che doveva mandare via dalla società, a me personalmente, che non piacevano, la mandate via. Una di queste quattro persone, noi siamo zitti, non diciamo nulla, però... No, ma adesso senza calare la mannaia su questo argomento, però è menzionato nel comunicato. È menzionato, siccome sì, da sì, casa sì. ho avuto una diatriba magari di troppo con un amico che... cioè, ci sono situazioni di cui si parla, sino che è giusto parlare. Cioè, non è che io mi devo fare gli affari di qualcun altro. Certo. Ho percepito che probabilmente un motivo di frizione può essere anche quello, viene fatto presente nel comunicato, quindi probabilmente quello è uno dei motivi di frizione. Esatto. Poi è chiaro che comunque rimane sbagliato alzare i toni, rimane sbagliato il polverone, rimane sbagliata la guerra mediatica. Secondo me le conosco tutte le persone, basta che si incontrano attorno a un tavolino, parlano tra di loro, secondo me la soluzione viene trovata, perché non è giusto allontanare una squadra che da 2 anni era presente in Rimini Calcio Femminile, come non è giusto non accogliere una che comunque fa parte dell'impiantistica di Giorgio Grassi, che è la FIA Riccione Femminile. Quindi tocca trovare una soluzione e non puoi prendere le ragazze e mandarle via. Tutto qui. Vuoi aggiungere qualcosa tu? Ma io direi che a me il calcio femminile, sono onesto, io sono uno che parlo chiaro, però a me il calcio femminile non mi ha mai piaciuto. Cerca di essere delicato. Non l'avrei mai detto. A me non mi ha mai piaciuto, anzi, io come arbitro li ho anche arbitrate. Sì. Però onestamente io ho smesso di arbitrare. Ma perché? Io cerco di essere... Ma perché? Però, sì. Fammi finire, sì, però bisogna darle merito a tutto questo. Sì. Perché onestamente a me il calcio piace. Non piace il calcio femminile, però quando si gioca il pallone tutto piace. Però voglio arrivare al dunque. Io le donne le ho sempre criticate, sì, sia nel calcio e sia nell'arbitraggio. Sì. Però mi devo ricredere in tutto quello che ho detto. Bravo. Mi devo ricredere ampiamente e sono veramente sportivo. Oggi nel mondo dove donne sono arrivate in Serie A, in Germania e in Inghilterra. Bravo. Tutto questo, diamelo atto. Sì, mi trovi d'accordo. Bravo Renzo, bravo Renzo. Questo è un bel messaggio. Allora, adesso ci spostiamo. Prima di andare a vedere la rubrica curata dal nostro Cristiano Cerbara, mi ritorno in mente, andiamo a vedere il prossimo avversario del Rimini, mercoledì, programma alle ore 15, allo stadio Romeo Neri, il Castelvetro. Servizio. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendi pizza o stendi piada secondo il vostro uso, e griglia tetralavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Castelvetro di Modena, paese di quasi 12.000 unità appartenente alla provincia di Modena, stadio chiuso al pubblico amico in attesa della costruzione della nuova tribuna adatta alla categoria che possa permettere di ospitare pubblico locale e ospite. Nel frattempo, nel precedente torneo, i modenesi hanno ottenuto la prima promozione in Serie D della loro storia, classificandosi al 6° posto finale della graduatoria. In avanti, nella scorsa stagione, potevano vantare in fase offensiva dell'ex attaccante del Rimini Giuseppe Greco, autore di 14 centri che ha fatto coppia con un altro grande centravanti dallo scorso importante addirittura in A come Giuseppe Cozzolino. Anch'egli ha terminato la stagione a quota 14 reti. Entrambi hanno fatto la fortuna della compagine allenata da Cristian Serpini, tecnico che ha condotto i biancoazzurri dall'eccellenza alla Serie D. I giocatori più rappresentativi al momento sono il capitano Michael Covilli, il difensore Nicolò Farina, al momento out per infortunio. A centrocampo troviamo Stefano Cozzolini, fratello per l'appunto di Giuseppe, e due ragazzi provenienti dalla Correggese, il centrocampista Federico Davoli e il difensore Andrea Bertozzini. In porta l'ex Juve Stabia pro Piacenza, Mattia Tabaglio, classe 1997. L'obiettivo è quello di riuscire a centrare una salvezza tranquilla. Con una squadra ovviamente più giovane sarà difficile ripetere l'impresa dello scorso anno, manca un po' di esperienza. Ma nel calcio, come sostiene l'attuale ufficio stampa Matteo Migliorini, mai dire mai. L'obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, poi una volta raggiunta si vedrà quanto manca alla fine della stagione, se ci sarà possibilità di ambire anche a qualcosa di più. Purtroppo i lavori a Braille di Modena, come detto prima, porteranno per le prime due gare interne a giocare a porte chiuse. In attesa che i lavori di costruzione possano iniziare a Castelvetro, sarà proprio il Braille di Modena lo stadio amico della compagine di Serpini.
E dunque sì, andiamo a vedere il prossimo turno, ma vi ricordo anche che Sport Hub sarà in onda giovedì sera appunto per il turno infrasettimanale a partire dalle ore 20:30. Queste le partite, soprattutto quella che ci interessa a noi, è quella in programma Romeo Neri contro il Castelvetro, Montevarchi Villa Biagio, Colligiana Tutto Cuoio, Correggese Sasso Marconi, Fiorenzuola Pianese, Imolese Lentigione, Mezzolara Vigor Carpaneto, Romagna Centro San Maurese, Sporting Trestina San Giovannese e Sassepolcro Forlì. Queste le gare. Andiamo a vedere adesso l'ultimo servizio di questa serata, una rubrica curata dal nostro Cristiano Cerbara, dedicata questa sera al bomber biancorosso Claudio Clementi. Servizio. E questa sera abbiamo un gradito ospite con noi a Sport Hub, bomber biancorosso anni 99-2001, Claudio Clementi, che tutti i tifosi biancorossi ovviamente ricorderanno, 18 gol in due stagioni, sempre da protagonista, purtroppo poi non arrivò la promozione, però furono due anni indimenticabili, vero? Intanto ciao Claudio, benvenuto. No, guarda, non ricordo, sono arrivato a novembre, sono stati due anni belli, però resta il rammarico di una, almeno di una promozione di un anno in cui potevamo veramente vincere il campionato, e questo è il rammarico più grosso, insomma. Sono stati anni comunque fatti di vittorie, però purtroppo alla fine ci è mancato la gioia finale, questo è un dispiacere che mi porto ancora dentro, mi dispiace veramente tanto. Poi fortunatamente i tifosi del Rimini hanno avuto le loro gioie qualche anno dopo, e quindi si sono rifatti, dai. Ecco, comunque abbiamo ancora tutti negli occhi i tuoi gol, 18 gol, ma tutti belli, cioè tu avevi questa prerogativa, non riuscivi a fare i gol brutti. No, grazie, ho fatto dei gol, ricordo quello con Limolese, quello in diretta contro la Maceratese, sì. Però mi ricordo uno in particolare, uno si è stato fortunato, lo ricordo ancora, sì. Sul piede del difensore centrale, ho messo il piatto, sono rimasto fermo, ho fatto il pallonetto al portiere. Esatto, contro il portiere, bellissimo. Che poi venne a disfidarti la scarpa nella risultanza. Sì. Ecco, oggi tra l'altro mostriamo le immagini invece del tuo gol del 17 settembre del 2000 a quello che adesso si chiama il Renzo Barbetti di Gubbio, lì Rimini vinse 1-0 con un tuo gol, punizione corta dal limite dell'area, entra Clementi e segna, te lo ricordi quel gol? Sì, mi ricordo che è una partita tosta, perché comunque a Gubbio poi sono andato anche a giocare, era un ambiente non facile, mi ricordo bene il gol, è un punto importante, insomma, per quel periodo. Ecco, adesso Claudio Clementi invece di cosa si occupa, cosa fa? Ma adesso, specificamente parlando, alleno in promozione, è un po' di anni che alleno, ho fatto anche l'inizio Serie D, poi ho fatto il settore giovanile a livello nazionale con il Real Vicenza, che poi è tutto, la Berretti e gli allievi, sono stati anni belli, una cosa che molto, e logicamente devo essere onesto, preferirei giocare ancora a calcio piuttosto che allenare, perché non è semplice. Noi intanto ti auguriamo un in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera da allenatore, tu non so se vuoi fare un saluto ai tifosi di Rimini. No, io molto. Sì, io saluto i tifosi, la gente che mi sposa veramente bene, sia personalmente che anche a livello familiare. Auguro a Rimini veramente di sistemare le cose e di ritornare il prima possibile, questo sicuramente. Sei stato molto bravo Cristiano, ci ha fatto rivivere i gol appunto di Claudio Clementi, io onestamente me lo ricordavo nel Fiorenzuola dei Miracoli, che affrontò anche l'Inter 94-95 in Coppa Italia, la Udine in Serie A di Coppa Italia, che giocò sul neutro di Piacenza, e mi ricordavo lui soprattutto nelle stagioni vissute a Treviso. Tu sei stato bravo a riportarlo e a farlo vedere in quel di Rimini attraverso degli archivi storici, attraverso anche le immagini fonte YouTube. Grazie ancora a Cristiano Cerbara per essere stato qui tra noi questa sera. Grazie a voi. Grazie al nostro opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Buonanotte. Grazie al nostro opinionista vulcanico Renzo Baldisserri. Buonanotte a tutti. Io vi ricordo l'appuntamento di giovedì sera a partire dalle ore 20:30 con lo speciale di 25 minuti dedicato appunto al turno infrasettimanale di Serie D. Si parlerà di Rimini Castelvetro con interviste dopo gara e appuntamento anche, e con i servizi ovviamente relativi alla partita, e poi con l'appuntamento classico con la presentazione del prossimo avversario, che sarà domenica prossima alla Pianese, per poi arrivare la settimana dopo al derby
con i Forlì. Da Daniele Emanuelli è veramente tutto, a voi tutti una più cordiale buona serata.